Ciao cari amici di 123.com, allora non vi state sbagliando, non avete le traveggole, siamo in esterna perché questa è la prima delle puntate in esterna che contiamo di fare di 123 Music e la facciamo qui sulla Aurelia, anzi qui siamo più che altro sulla, no, siamo sull'Aurelia, di là invece è la Cornelia, sono in un luogo abbastanza tranquillo, perché diciamo questa è una sorta di 123 Music Express, nell'accezione in cui Express si intende una declinazione di Pechino Express. Noi arriveremo nel corso, nell'esplorare la nostra classifica, sperando che il fiatone mi regga, non credo, fino agli studi di TV2000 sull'Aurelia, via Aurelia 796. Qui invece siamo in via Bartolo da Sassoferrato, che spero Wikipedia mi aiuti a capire chi cavolo sia. Comunque sarà un personaggio abbastanza famoso, se tale da meritarsi una via. Detto questo, beh, come sempre, un 123 Music si basa su una classifica basata su altre quattro classifiche, le quali determinano, ciascuna con una media ponderata diversa, le 20 posizioni della nostra classifica. E allora, siccome mi ci vuole un po' per arrivare sull'Aurelia, direi che è tempo di arrivarci. Abbiamo concluso la nostra waiting list. Allora, waiting list. Si necesita reggaeton, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so. Allora, eccoci sulla via Aurelia, un viaggio, come detto, anche abbastanza inutile, però divertente. Via via vi ho detto che presenteremo la nostra classifica, la nostra top 10, che questa settimana si apre con una new entry. Voi pensavate, pensavate di non beccare anche quest'estate Enrique Iglesias? Vi siete sbagliati di grosso, perché è ritornato il figlio del grande Julio Iglesias. Questa settimana la numero 10, più alta nuova entrata di questa settimana, con Duele el Corazón. Siamo all'altezza di via Azzone, che non ho idea di nemmeno lui di chi sia, però fa poca importanza. Abbiamo invece idea di chi sia, come detto, Enrique Iglesias, che questa settimana debutta in top 10. Come detto, pensavate che quest'estate ce lo saremmo tolto di mezzo, invece no, cari miei. Anche quest'estate ha tirato fuori il tormentone, dopo che l'anno scorso, in coppia con Nicky Jam, aveva scalato le classifiche con il brano El Perdón, e invece 2 anni fa non era tant'estate, era piuttosto la fine di settembre, ottobre più o meno, con il brano Bailando, era arrivato in testa alle classifiche in proprio e per conto suo. Brano Bailando che, come ricorderete, lo abbiamo ascoltato anche la notte di Capodanno, insieme a quella procace ballerina che si esibì sul palco dell'anno che verrà. Io sono preoccupato perché c'è molta gente oggi sull'Aurelia, cosa che nelle prove di ieri non c'era stata, ma questi sono gli inconvenienti del mestiere, e piuttosto io vado a cercare un luogo abbastanza tranquillo e lo facciamo durante la canzone dei DNC, Cake by the Ocean, che questa settimana scende dall'8 alla 9. Ed
ed erano i DNC, io non lo so, probabilmente ci sarà qualche raduno di francescani qui sull'Aurelia. Sono nel punto più complesso perché proprio qua siamo a pochi centimetri dalla carreggiata, ma ciò non deve importare più di tanto, l'importante è che si senta la mia voce. DNC Cake by the Ocean questa settimana alla numero 9, dove per nono posto si intende la sommatoria del tredicesimo posto su nella classifica di Chart Italia, il quindicesimo in quella Fini. Beh, però c'è anche il quinto posto, quindi uno dei brani che in questo periodo più stanno passando nelle radio. DNC, che è un progetto di uno dei fratelli un progetto di uno dei fratelli Jonas, e la canzone invece è diventata un tormentone anche grazie al fatto di essere stata la colonna sonora di uno degli spot della nostra del nostro product placement, perché noi registriamo con un telefonino Samsung. Via Aurelia 476, qui a questa altezza la casa generalizzata della salle. E con questo tir che vi fa sentire quello che sto dicendo, vi annuncio l'ottavo posto, che è Stressed Out di 21 Pilots. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Wish we could turn back time to the good old days. Non so perché, ma questa mi sembra proprio la situazione migliore per dire stressed out. È abbastanza stressante qua oggi, camion a gogo sulla via Aurelia, che è una delle vie consolari di Roma, e quindi come potete facilmente intuire, qua tutti i mezzi pesanti sono a Beveron. E come detto, stiamo raggiungendo gli studi di TV2000 Express, questa puntata speciale di 1-2-3 Music che prosegue. Quindi Stressed Out questa settimana è all'ottavo posto, anche questo brano perde una posizione come quello dei DNC, ne guadagna tantissime, ben 10, non si sa come, non si sa perché, ma questa settimana Alessandra Amoroso è alla numero 7 con Comunque Andare. Comunque andare, anche solo per capire o per non. E ci stupisce non poco, ahia, dicevo, ci stupisce non poco il fatto che questa settimana Alessandra Amoroso salga di ben 10 posizioni dalla 17 alla 7, forte soprattutto di un sesto posto nella classifica di Chart Italia e di un undicesimo nella classifica Fini, dove questa settimana ha debuttato, nonostante questa canzone sia uscita da più di un mese e mezzo, però stranamente ce la ritroviamo solo adesso tra i brani più venduti. Complimenti ovviamente alla cantante salentina, che per una volta ogni tanto non si è data alle solite lagne, anzi Vivere a Colori, il titolo del suo album, è un buon manifesto futurista per la sua nuova vocalità, citando malamente il buon Vasco Rossi, però confidiamo che la smetta con le lagne, che la smetta con i brani tristi, con le canzoni strappalacrime. Sei brava, l'abbiamo capito, però gentilmente comincia a fare un pochettino le svedesate come le fa Mengoni. Andiamo avanti, questa settimana al sesto posto perdono una posizione, mentre siamo all'altezza della fermata Aurelia Alibrandi, il brano al sesto posto è Fast Car di Jonas Blue e Dakota. Fast car, fast enough so we can fly away. We're gonna make a decision. Live tonight or live and die this way. Posizione numero 6 quindi per Fast Car di Jonas Blue e Dakota. La settimana scorsa nel recap li ho ribattezzati Jonas Blue, non so che caspita mi sia passato per la testa, probabilmente stavo pensando all'Isola dei Famosi. Ogni tanto capita, perché non ci si faccia del male, che ci siano queste interferenze, queste contaminazioni, come vengono ormai definite da quelli bravi. Perdono una posizione questa settimana appunto Jonas
Blu o Jonas Blu, credo che sia da solo, perché fratelli Jonas fanno tutt'altro genere di musica. Ottavo posto nella classifica di Chart Italia, laddove invece c'è un undicesimo nella classifica Fimi, e via discorrendo. Soprattutto c'è da segnalare l'ottavo posto anche nella classifica Hit List Italia, che ogni tanto ce la dimentichiamo, ma in realtà è abbastanza importante ai fini della nostra classifica, anche se vale soltanto al 10%, però capirai, quel 10% sposta gli equilibri e come. Altra canzone che perde una posizione in classifica, e quindi potete facilmente notare quando siamo al giro di boa della nostra puntata, che al quinto posto ci sono Sia e Sean Paul con Cheap Thrills. Esce un po' al quinto posto questa settimana con Cheap Thrills, quando arriviamo al giro di boa del nostro viaggio fino agli studi di TV2000, TV2000 Express, questo speciale di 1-2-3 Music. Di Sia ve ne abbiamo parlato già a sufficienza 10 anni fa, giusto per ricordarvelo. Il buon Sean Paul pubblicava insieme con Carlos Santana, che quell'anno fece veramente l'ira di Dio con quel suo album, il singolo Cry Baby Cry, in cui era presente Joe Stone, di cui da tempo non abbiamo molte notizie, però insomma anche lei era presente in quella canzone, abbastanza interessante. Io vedo gente che mi guarda male e lo credo bene, non so perché lo sto facendo, ma comunque è giusto per è giusto per rendere interessante questa puntata. Via Mariano D'Amelio ci dice che qua al quarto posto ci sono, c'è una sorpresa, signori miei, perdono il podio, perdono una posizione in classifica, era anche ora che un po' là sopra cambiassero le carte in tavola. Ci sono Lucas Graham con Seven Years. Once I was 7 years old, my mama told me, go make yourself some friends or you'll be lonely. Once I was 7 years old. Ne sto vivendo un po' di ogni questa mattina quando siamo all'altezza di via Federico Cammeo, via Aurelia 674, qui a 1-2-3 Music, e come ne sta vivendo di ogni anche la nostra classifica, perché Seven Years dei Lucas Graham perde la medaglia di bronzo che aveva conquistato nelle prime tre puntate, e lo fa perché insomma già aveva segnato abbastanza il passo nelle scorse settimane, mentre nelle altre era abbastanza tranquilla la situazione, perché non c'erano altri brani che potevano insidiare questa canzone di questo gruppo danese. Questa settimana invece 152 punti non bastano per conservare il posto che sembrava inizialmente fisso, in realtà non è stato così. E tra le altre cose, giusto per una questione statistica, c'è un quinto posto sia in Fimi che in Chart Italia. Chi ha abbastanza, no, in realtà sono queste due le classifiche che hanno ancora abbastanza benevolenza per Seven Years, visto che il brano scende al 7° posto in Hit List Italia e all'8° invece nella classifica Year One. Comunque rimarrà uno dei brani più passati di questo primo semestre del 2016. Scusate, devo riprendere un attimo fiato, siamo al numero 702 di via Aurelia e ci stiamo avvicinando agli studi di TV2000, e lo facciamo ascoltandoci chi ha preso il terzo posto a Lucas Graham. Secondo voi lo davamo in ascesa continua e lui non ci ha smentito assolutamente. Alvaro Soler, Sofia. Mira Sofia, sinto mirada, sigo, sinto mirada, sigo. Mira Sofia, come te mira, dime come te mira, dime. La nostra classifica quindi prosegue, come detto, con Alvaro Soler
e Sofia, brano come avete potuto facilmente intuire in lingua spagnola, perché la Spagna è ovunque, anche dove non ti aspetti, su Canale 5, su Rai 1, dovunque, sull'Isola dei Famosi, a Ballando con le Stelle, non lo so, in finale di Champions League soprattutto, perché lì ormai è territorio loro, è tutta roba loro, e anche penso in finale di Europa League, giusto queste divagazioni calcistiche, però per ricordare che comunque Sofia di Alvaro Soler è al terzo posto questa settimana, infatti è salita al secondo posto sia nella classifica di Chart Italia che in classifica Fimi, e anche al secondo posto, dite udite, come new entry, nella classifica di Tlist Italia, perché la settimana scorsa non c'era, questa settimana invece sì. Ma cosa gli impedisce allora, con 3 secondi posti, di non essere al secondo posto nella nostra classifica? In effetti c'è l'undicesimo posto in classifica Year One dei passaggi radiofonici. Fin quando non si decide a passarlo Linus, diciamo che la situazione per questo cantante nato a Barcellona ma che ha vissuto in giro per il mondo non sarà assolutamente agevole raggiungere per lui i primi posti della nostra classifica. Ecco il fiatone, si sta presentando, prima che questo diventi uno snuff movie direi di andare a vedere chi c'è. Secondo voi, ma chi ci sarà mai al secondo posto? Niente, quelli non li schiori manco con le cannonate. Coldplay con Beyoncé, Hymn for the Weekend. E siamo all'altezza di via Nicola Coviello, e proprio a poche centinaia di metri dagli studi di TV 2000, perché poc'anzi vi abbiamo annunciato il secondo posto dei Coldplay featuring Beyoncé. Pensate che Alvaro Soler per un punto non prende il secondo posto, un misero punto, e per questo motivo i Coldplay conservano anche questa settimana il secondo posto, nonostante un calo abbastanza consistente nella classifica Fimi e anche in quella di Chart Italia, dove sono al quarto posto, ma resistono come terzo brano più passato questa settimana dalle radio. Via Giovanni Vittorio Englen, da qui, da questo punto in cui di panorama c'è ben poco, perché siamo in aperta periferia romana, direi di andare a vederci il nostro richiamino, e poi quando saremo lì davanti agli studi vi annunceremo chi sarà la prima classificata questa settimana. Richiamino. Mama told me, go. Mira, Sofía, siento mi. E allora siamo giunti praticamente a destinazione. Quando siamo a destinazione, a poche centinaia di metri dagli studi di TV 2000, altro non possiamo fare che annunciarvi la numero uno di questa settimana. È sempre lui, inconfutabilmente lui, indiscriminatamente lui, Alan Walker con Faded, posizione numero uno questa settimana. Ed ecco
eccoci arrivati a destinazione in questo inutile viaggio che si è chiamato 1-2-3 Music Express, TV2000 Express, questa special edition. Siamo arrivati quindi agli studi di TV2000, non possiamo andare troppo oltre perché credo che se no rischio 40 anni di carcere, ma penso che forse me li daranno più per questa puntata abbastanza bizzarra. Siamo a 7,7 km dal Campidoglio, c'è un cartello di 6 metri che ci dice che il 16 luglio ci sarà Bruce Springsteen qui a Roma al Circo Massimo, quindi se volete andare a vederlo dovete pagare, perché se no vi mettono le palizzate come per i Rolling Stones qualche anno fa. Detto questo, spero che vi sia piaciuta questa assurda, incommensurabilmente stupida puntata di 1-2-3 Music. Siamo arrivati agli studi di TV2000 e quindi da qui vi diamo l'appuntamento alla prossima settimana con il quinto appuntamento. Buon 5 maggio a tutti e i fusi come immobile, date il mortal sospiro, stette la spoglia in memore, orba di tanto spiro, ciao! Solo noi? No, siamo noi, come si chiama lui? No. Io in questo viaggio un incidente, mille targhe da blurare e mille facce da blurare. Non ce la faremo mai.